Buongiorno ragazzi, allora oggi sono qui per presentarvi un nuovo spazzolino da denti elettrico che è veramente portentoso. Allora lo trovate su Amazon, vi lascio il link anche perché attualmente sta in offerta. Ci sono due colori, entrambi in offerta, uno di 20 e uno di 16 euro di sconto. Ve li lascio giù nell'info box, il link che trovate non è affiliato, non ci prendo percentuale, ma volevo mostrarvelo perché è davvero innovativo. Ora, il brand è Oclean ed è praticamente questo qui. Guardate quanto è bello il design. Comunque adesso lo andiamo ad aprire e la cosa che mi ha colpito è che ha fino a 84.000 giri al minuto, cioè una cosa incredibile, ragazze, per la pulizia dei denti. Una volta aperto, deve essere sollevato per vedere tutti gli accessori. Per prima cosa vi mostro questo, che è dove volendo potete, vedete, ricaricare una basetta, eccolo qui, oppure utilizzarlo semplicemente quando lo trasportate per i viaggi. La cosa che mi ha colpito è che forniscono ben quattro testine, due sono contro, diciamo, la placca, mentre queste altre due sono per chi ha, ad esempio, gengive delicate, sanguinamenti, ipersensibilità gengivale. E poi abbiamo la base di ricarica, quella semplice che io vi consiglio di tenere appunto a casa. La cosa bella è che è adesiva, quindi volendola potete mettere anche a parete. Di conseguenza rimarrà attaccato al muro. Qui ci sono i cavi e poi ovviamente c'è lui, lo spazzolino favoloso, di cui adesso vi vado a descrivere tutte le caratteristiche e lo proviamo insieme. Allora ragazze, la prima cosa da fare è scaricare l'app Oclean Care. La trovate sia su Google Play sia appunto per Apple Store, quindi sia Android che dispositivi Apple. Una volta collegato, vi consiglio di compilare il questionario. Vi chiede data di nascita e il tipo di spazzolino che ha trovato. Poi vi dice come avete i denti normali, corretti, malformati, insomma, macchiati di fumo. Io ho messo ovviamente normali. Poi qua dice metti le tue preferenze personali, quindi niente, nessuna di queste, fumi, bevi vino rosso, bevi il tè, bevi il caffè. Io ho messo bevi tè e bevi caffè. Poi qua ti dà le impostazioni del colore del tuo dente. Io direi che sono, penso, la seconda o la terza, non lo so. Vabbè, comunque non la prima. Per far sì appunto che vi dia il programma giusto. Tra l'altro qua, se volete, si può impostare anche la modalità giorno, pomeriggio e sera, perché dice che in base all'orario vanno lavati in un modo piuttosto che in un altro. Quindi io lo sto sincronizzando per fargli capire che orario è questo. Qua mi dice che vi fa vedere la dentatura. La cosa bella è appunto che rileva automaticamente il grado di sporcizia dei denti, quindi sicuramente sui molari attiverà un'altra tipologia di pulizia e praticamente ti dà un punteggio in base a quante volte li lavi, come li lavi, per quanto tempo giornalmente, quindi ti dà, diciamo, degli obiettivi, dice almeno 2 volte per 4 minuti, insomma, giornalieri, c'è tutto il calendario e appunto sblocchi poi degli obiettivi. Comunque andiamo a lavare i denti. Adesso io ho appena pranzato, quindi sono sporchi, ho mangiato pasta al pomodoro, quindi insomma. Ragazze, nell'app vi dà quello che volete selezionare per il vostro spazzolino. Ad esempio abbiamo sbiancamento a resistenza media, programma di pulizia standard quotidiano, poi c'è tipo spa e sbiancamento gengive, denti delicati, pulizia solo gengive, sbiancamento per principianti, insomma, potete fare di tutto. Io ho messo pulizia quotidiana. E mo la facciamo. Dice usa adesso, vediamo un po', eh. Ti fa vedere per ogni parte dei denti quanto devi utilizzarla. Ragazzi, ho appena finito di lavare i denti e praticamente mi ha detto che ho lavato l'88% di tutta la bocca e mi ha detto che praticamente la parte meno spazzolata è stata quella interna bassa del palato sotto. Quindi ti dice tipo vuoi continuare per altri 30 secondi sulla zona interna che hai spazzolato poco? Se premi subito ok, riparte e ti fa appunto
lavare la parte interna per il tempo, ti dice in questo caso mio 30 secondi, cioè è una figata assurda. Questo si carica in 3 ore e dura per 30 giorni. Ogni testina, pensate, dura fino a 3 mesi e praticamente sull'applicazione vi dice quante volte è stata appunto utilizzata la testina e poi dice cambia la testina, ti riparte da zero praticamente, quindi veramente molto molto figo. Si possono acquistare ovviamente solo le testine senza il dispositivo, e il dispositivo è compatibile anche con le testine junior o kids, appunto, quindi per i bambini. Detto questo, io vi lascerei al vlog e niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi spazzolini. Un bacio, alla prossima. Buongiorno ragazzi, allenamento finito stamattina, sto già fatto la doccia, sto tornando a casa perché oggi andiamo a fare un'esperienza bellissima in una fattoria, chiamiamola così, sì, una fattoria, però vi faremo vedere dal vivo che bella esperienza. Ragazzi, buon sabato, noi siamo venuti qua con Ivana. Ciao, guardate com'è rifiorita dopo il parto. Non vedevo l'ora. Comunque, per conoscere il nuovo bimbo, eccolo, come vedete, non c'è. L'ha scordato a casa. Ecco, già da madre. Vita, Sorella subito ha fatto l'intervento. Poi qui c'è un mega fusto e un meghetto. Bronzo di Riace. Ciao, bronzo di Riace, quanto tempo! Ho detto, sembri un mega fusto, eh. Vi fa bene la, un nuovo bimbo a voi, eh? A me no. Guarda, eccolo, oddio mio, piccolo. Non è piccolo, è un uomo. Guarda come l'ha vestito, è un uomo. Mia sorella comunque la prima cosa che ha fatto è andata da, no, a prenderlo. No, io ho detto, oddio che amore Fabrizio. Ti è? Vabbè, io lo prendo, a te ti è proprio dispiaciuto, si vede mica la faccia del pianto. Hai visto, Dodò, quanto è piccolo. Io ho detto, l'unica cosa che mi fa strano è che mi sembra di tenere in braccio Fabrizio. Sì, perché è uguale. Che belli, invece loro giocano, guardate quanto sono belle, Aurora Alice, come la chiama mia figlia. C'è il pollo, Dodò? Dove sta? Come mi ha fregato? Auri? Chi c'è papà? Fai il giro, fai il giro, fai il giro. Guarda un po'. Pollo, fai il giro papà, vallo a carezzare. Pollo! Là dentro! Lo vado a lattare! Pollo! Pollo! Come si chiama papà? Sta così! Eccolo! Eccolo che arriva il pollo! Eccolo che arriva! Di là! Di là! Andiamo a vedere gli altri animaletti? Sta di là, Edo! Sta di là! Avvicinati, avvicinati papà! Avvicinati, avvicinati! La bella carota! Oh! Hai visto come mangia? Che bello papà! Edo, Edo! Hai visto? Hai dato la carotina? No! Hai visto che bello papà? E la pecorella? Auri, vuoi accarezzare la pecorella? Ne prendo una giusto per toccare. Dagli la carota al pony. Brava! Basta! Mi raccoglie l'uva. Vai, raccoglila papà, brava, e mettila qua, brava, brava papà, quanto uva hai raccolto papà, ti piace raccogliere l'uva? Auri, andiamo a svuotare? Andiamo, vieni con papà, andiamo a svuotare. Sì, poi raccogliamo l'altra, guarda. Vai Dodò, schiaccia. Fammi vedere, schiacciala. Che bravo. Wow, eccolo qui Federico. È nato ragazzi, è nato. È nato il piccolo Fabrizio. No, nostro figlio, vedi, già l'ho partorito. Che fai a papà? Gli togli le calzine? No. Eh sì, perché i piedini sono l'unica cosa che si possono toccare. Senti, vero? Senti, puzza il puzza piedino. Puzza il piedino. Puzza papà? Quanto è carino, vero? È piccolo. È piccolo. Ti piace papà? Ma tu lo vuoi il tuo di fratellino? Sì, che bello, oggi lo vuole, stanotte no.
Comunque, ragazzi, io mi sto abbronzando, dopo scongelata dopo 3 mesi. Comunque ti stai abituando. Comunque, no? Tutti fanno attività e io rimango qua seduta, vedete che bella la mia giornata. Ti stai abituando? Però almeno sto al parco, vedo gente, respiro aria, poi fino a mo c'era Ivana comunque. E mo mi ha dato la cosa più preziosa, quindi per me può pure andare via, vero? Guardate quanto è piccolo! È piccolino, papà, hai visto? Gli rimettiamo i calzettini? Allora ragazzi, come avete visto, siamo qui alla vecchia fattoria e a Mentana. Vi spiego che cos'è. Praticamente è una fattoria didattica per bambini e in più c'è anche un parco giochi e un ristorante. Praticamente abbiamo fatto la vendemmia, come avete visto, i bambini hanno raccolto l'uva. Poi la dovevamo anche schiacciare con i piedini, però Aurora non se l'è sentita perché era un po' fredda. Poi ci sono gli animaletti, si dà da mangiare gli animaletti e c'è anche il parco giochi. C'è un bar per i grandi e la cosa figa è che adesso è ora di pranzo, è mezzogiorno. Ci mettiamo al tavolo, portano il mangiare prima per tutti i bimbi. Quindi i bimbi mangiano, poi dopo che hanno mangiato vengono chiamati dall'animazione, vanno a giocare, a ballare con le ragazze dell'animazione e noi pranziamo in tranquillità. Quindi era veramente, veramente una cosa figa anche per i genitori. Adesso vi faccio anche qualche ripresa dell'aria, ma è molto molto bello. Tutto compreso in 25 euro di ingresso, cioè avete gli animali, l'animazione e il pranzo, con menù fisso ovviamente. Però anche l'ambiente è molto molto figo, è molto familiare ovviamente, però veramente un bel modo di passare il sabato o la domenica. E noi? Sto morendo di fame. E noi dobbiamo aspettare, mi sembra normale sta storia. Noi dobbiamo aspettare, guarda loro. Intanto noi beviamo. Nulla va bene. A salute. Ragazzi, dopo che hanno pranzato ce l'hanno portati via gli animatori. Vabbè, li abbiamo portati. Ho visto Winnie the Pooh e li ho collati a lui. E mo c'è mia sorella che sta così, guardate. C'è l'ansia che si ripiano. No, che scappano da recinto. Comunque ci hanno portato l'antipasto. Mia sorella c'ha lo sguardo solo di là. Oddio. Niente, mi devono prendere per culo. Di la domanda che hai fatto. Senti, ma io me li so scelti, me li so voluti, me li so partoriti. Non si scelgono, comunque di che domanda hai fatta? Sì, io stavo lì e dicevo, lo farò buono, lo farò gentile. Dai, di. Sì. Che ci hai chiesto adesso? Non li vedo, voi li vedete? Ivana è la prima volta che si gira? Solo perché l'ha chiesto mia sorella. Sì, stanno là, è Patrice a giocare. Ho visto mia figlia, eccola. Pure Claudio, è la prima volta che si gira da mezz'ora. Sì, tanto non la vede perché è più bassa dello steccato. È quotato a 0,10 centesimi. Cioè non che meglio non sbattuto gli incisivi. No, che tra 10 minuti Betta si alza, vediamo quanto resiste. Per ora sono 10 minuti di resistenza. Niente raga, io nonostante sono incinta mi hanno dato il pezzo più piccolo, cioè guardate quello. Perché a me mi hanno dato il pezzo più piccolo? Sanno che stai a dieta. Vabbè che è piccolo e carino, però non c'è bisogno di commuovere. Comunque niente, questo è il nostro secondo. Vai papà, vai. Ballate, ballate! Boom, boom. Brave! Ragazzi, adesso è arrivato il momento Natale, regali, sembra senza Natale. Che loro non hanno né compleanno né niente, stanno così. Più con Spider-Man. Chi è Spider-Man? Praticamente l'unico che doveva ricevere regali è Federico, solo che avendo 3 bambini gelosi, guarda. I regali sono arrivati a tutti. Ma guarda cosa ha. L'unico poraccio che se lo meritava è l'unico che ha rimediato meno. Alice, ma è un rossetto. Che fai? Scendere Peppa Pig? Wow! Una
però il pennarello è solo uno. Giocate con Peppa Pig? Guardate che brave, stanno mettendo lo smalto a Claudio. Fa una faccia di uno che è felice. Che bello! Wow, amore, sei felice? Ragazzi, allora siamo tornati a casa, in realtà sono le 7 di sera, quindi siamo tornati da un bel po', verso le 5 già stiamo a casa e io ho levato le lenti perché mi stavano facendo male gli occhi, non ero più abituata. Comunque praticamente mi sono messa a editare, a dormire e Claudio giocherà alla Play. Questa è stata sì, la nostra... Sì, esatto. Adesso ora di cena, Aurora c'ha fame, noi non volevamo cenare, però alla fine non abbiamo mangiato tantissimo. Cioè non so se a voi sembrava tanto, ma le porzioni erano davvero piccole e quindi alla fine è stato un pranzo, sì, sgarro, però niente di che. E quindi abbiamo deciso di farci gli hamburger. Questi qua sono di Prozis, sono più proteine e meno carboidrati. La cosa bella è che sono pieni di semi e io adoro. E siccome non avevamo niente proprio, dobbiamo andare a fare la spesa e domani andiamo, abbiamo scongelato i cordon bleu. Da domani dieta, riprendiamo per bene. E niente, guardate che bel pagnozzo però, ragazze. Cordon bleu, maio zero e pomodori. E questo è il nostro pagnozzo. Buona cena. Buongiorno e buona domenica. Aurora sta facendo colazione con lo yogurt, ha voluto questa mattina perché abbiamo finito i biscottini. E invece sto per provare la nuova marmellatina, questa qui naturale di Prozis, con le fette biscottate appunto. E poi come sempre il mio solito cappuccino nella tazza di Claudio, in realtà, che gli hanno fatto i colleghi. E niente, buona colazione. Allora, quello è il tappo della marmellata, tra l'altro ragazzi è buonissimo, poi è super insomma non è compatta tipo la Hiro. Aurora si è un po' sporcata. Comunque Aurora è bella. No, bella. Amore, chi è l'amore di mamma? Aurora. Allora, mamma. Sì. Ragazzi, allora, guardate dove sono. Nel risparmio casa, che dobbiamo comprare le cose per il parto. Oggi fare la borsa parto? Sì, in più dobbiamo, vabbè, prendere delle cose per Aurora, tipo pannolini e salviette. Quindi andiamo da risparmio casa dopo tanto tempo. Comunque ieri prendere un piccolino di pochissimi giorni in mano mi ha fatto venire con la voglia. Già ce l'abbiamo in arrivo, quindi che appunto, voglia ti fai arrivare. No, appunto, non vedo l'ora. Dai che vorrà il terzo, dai che lo convinco. Senti, Guardate com'è bella Aurora, girati, fatti vedere. Di chi ce l'ha il vestitino? Di Peppa Pig. Comunque vi dico solo che oggi Claudio se ne è uscito dicendo cioè, per oggi ci vuole il carrello. Ma ve lo faccio vedere lo scontrino, alla fine per nata. Per dirlo lui vuol dire che è vero. Allora si vuole portare da sola nel carrello, sì. Dovete spiegare come riesce. Comunque ancora non siamo arrivate alla roba per me e già il carrello è pieno. Stanno a parlare arabo tra di loro. Niente, noi ormai sepolti nel reparto pannolini, ragazzi. Volete sapere la cosa bella? Quando io cercavo quelli grossi per Aurora, in offerta stavano rimasti solo quelli piccoli. Adesso che vanno bene anche quelli piccoli, trovo solo quelli grossi per Aurora. La maggior parte delle cose prese, adesso siamo in cassa e Aurora è super nervosa. Questo è lo scontrino, 50,86 euro. Però abbiamo preso 5 bollini per la collezione Frozen. Sì. Sai quante tazze compravo? Tuo Frozen. Che bello! Ragazzi, allora, dopo risparmio casa stiamo andando a Porta di Roma. Siamo già a Porta di Roma, mi corregge sempre. Comunque, perché devo vedere delle cose da prenatal. Sì, ho le cartacce in mano perché io sto cercando un secchio da 3 ore. Da risparmio casa non l'ho trovato, mo ecco l'ho trovato. Vabbè, comunque devo comprare delle cose sempre per la borsa per il parto, però per il piccolo, quindi andiamo da prenatal. E tipo la lanolina, queste cose qua. E è stata una cattiva idea venire a Porta di Roma, vi dico la verità, perché per trovare parcheggio ci abbiamo messo 6 giorni. E niente, cioè è pieno. Io dico oggi è domenica, no? Una bella giornata. Andatevi a fare una passeggiata. Tipo al mare, io non posso, però se no lo farei. Comunque niente, dai, mo a parte scherzi compriamo le cose
e poi arrivati a casa vi faccio vedere un po' il svuoto della spesa. Poi dobbiamo fare la spesa e poi abbiamo finito per questa mattina. Sta in bici. Grazie a te. Siamo arrivati da Prenatal. Guardate Claudio subito. Lui che dice che mo non vede l'ora che nasce. Prima invece. Sì, ma perché guardate questi. Mamma mia che carine. Pure questo da orsetto. Sì. Vabbè, insomma, a noi ci piace tutto, ragazzi. Da che dicevo che le cose da maschio non mi piacciono, ci ho ripensato. Infatti, c'è scritto pure Ted. E dopo 50 stiamo a 60. No, siamo a 120. Sì, 110. Vabbè, io non devo uscire praticamente. Sono cose che servono. Sì, ragazzi. Tra l'altro c'è una, come si può dire, un'iniziativa che stanno facendo Bimbo Store Prenatal per aiutare i genitori in difficoltà, e tu puoi donare dei soldi se vuoi quando sei in cassa, e noi l'abbiamo fatto per aiutare le famiglie in difficoltà. Quindi niente, volevo solo dirvi di questa iniziativa molto 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 carina. Adesso dobbiamo andare a prendere un caffè, così mi siedo almeno una mezz'oretta e poi niente, continuiamo a comprare i giri per comprare le cose, perché ancora non ho finito. E vai ragazzi, altra spesa, altra resa, non lo so, vabbè. Comunque la lanolina non la riesco a trovare. Guardate Aurora che porta i pannolini del fratellino, che brava. Ragazzi, guardate che abbiamo incontrato Vale e Edo. Ciao campione. Stavano qui al centro commerciale. Poi per caso c'era anche lei. Così, tanto per non farli venire da soli. Ragazzi, allora, siamo tornati a casa. Nel frattempo io sono stata un pochino, tipo un'oretta sul letto. Non siamo andati a fare la spesa perché ero un po' stanca. Quindi siamo tornati, mi sono un po' riposata. Adesso pranziamo e vi faccio vedere quello che prepara Claudio. Nel frattempo, tra l'altro, Aurora si è addormentata, cioè i capelli non stanno in una maniera decente, perdonatemi. E vi faccio vedere al volo quello che abbiamo comprato, perché poi così lo vado a mettere via, quello che è da lavare lo lavo, insomma. Allora, in parafarmacia abbiamo preso, vabbè, le Ziguli per Aurora, che erano le mie caramelle preferite, me le tengo in borsa così quando magari mi va gliene do una. Poi abbiamo, dice, senza glutine, senza coloranti, con succo di fragola, 36 palline, cofanetti di succo di fragola di vera frutta, e sono 36 caramelline pagate 1,50 euro, quindi insomma anche abbastanza buono. Poi ho preso il Buscofen, questo lo teniamo sempre a casa come antidolorifico. Siccome era finito, l'abbiamo ripreso. E poi ho trovato in offerta, credo, sì, a 6,55 euro, il magnesio e il potassio, l'integratore che prendo io alimentare. Questo qua sono 14 bustine, mi era finito e quindi per un'altra settimana lo devo ancora prendere, quindi l'abbiamo preso. Poi sempre al Conad abbiamo comprato la cera per i capelli di Claudio, che sarà ascoltata da Risparmio Casa, i pannolini per appunto Baby Birba Filippo Antonio, sono 28 pezzi ed è la taglia quella piccola, proprio 2/5 kg, che si usa praticamente forse neanche il primo mese, però appunto ci serviva perché noi abbiamo taglia 2, quindi proprio per il newborn ci serviva la taglia 1. Poi da Prenatal abbiamo speso un botto, ragazze, 60 euro, e abbiamo comprato, ah scusate, al Conad ho preso anche questo, che è il latte che la cassiera mi ha distrutto, però vabbè, il numero 1. Di solito noi prendiamo Umana, però in ospedale mi avevano detto anche che questo brand andava bene, e perché sapete che insomma io non lo so se allatterò o no, comunque un latte me lo porto in ospedale, quello liquido è molto più pratico, veloce, in realtà lo fornisce l'ospedale qualora è, però se incontro quelle che sono fissate con l'allattamento, meglio che me lo porto per non litigarci. Poi da Prenatal abbiamo comprato la Mustela, questa qua che è la nostra crema preferita, ragazzi, per il cambio, è l'unica che fin dalla nascita va bene, e soprattutto Aurora quando aveva veramente delle cose disastrose, purtroppo, perché lei ha sempre avuto la pelle delicata, infatti anche i pizzichi di zanzara, cioè da un pizzichetto gli viene una cosa così, comunque insomma ha sempre avuto la pelle delicata, quindi
questa è la migliore per lei e abbiamo pensato che anche per nostro figlio vada più che bene. Alexa, stop. Poi, vabbè, mi serve la lanolina che ho comprato su Amazon, perché non l'ho trovata. Abbiamo girato due parafarmacie, Prenatal, l'avano tutti finita. E poi, vabbè, ho preso da Prenatal, anche se forse era meglio comprarli online, tipo da Shein, però siccome, ragazzi, ho detto non si sa mai, io aspetto, poi alla fine magari partorisco e non ce li ho, ho comprato due reggiseni per l'allattamento. Ne ho presi solo due, onestamente, perché a parte porterò le coppette assorbilatte e poi in generale, anche perché comunque ho anche delle bralette, però questi sono più comodi, più carini quando magari si sta in giro. Allora, uno non ha le coppe preformate, ho preso la quinta, anche se io porto la quarta perché ovviamente il seno poi si allarga, cioè si cresce, e hanno proprio, vedete, questa cosa per l'allattamento. Ovviamente poi nulla vi vieta di utilizzarli come reggiseni normali, l'importante è che vi va bene poi dopo la taglia, onestamente. E quindi ho preso questo con questa fantasia, pagato un botto, l'ho pagato 20 euro da 25, no, da 30. E invece questo qui l'ho pagato 25,89 da 37, ed è più bello secondo me. Allora, le coppe leggermente un pochino preformate, quindi secondo me sotto i vestiti è più bello, ed è fatto nude, ho buttato per terra tutto, è fatto nude con tutto questo pezzo molto molto bello. Vabbè, comunque questi li devo lavare, e poi ha sempre la stessa cosa per l'allattamento, dove tirate fuori il seno praticamente. E questo dovrebbe essere quello che abbiamo comprato a Porta di Roma. Vi faccio vedere al volo Risparmio Casa, anche se in realtà è pronto, quindi forse mangiamo e poi ve lo faccio vedere. Comunque, per pranzo Claudio ha preparato il riso basmati con speck e formaggio, e poi delle polpette che sembrano i capelli di Medusa, raga. Spiega perché. Perché sono fatti solo con carne di macinato, giusto? Esatto. Non ci ha messo sale, niente, pepe, fatto. Niente, mentre si è fatto solo con riso basmati, si è messo un po' di salsetta per ammorbidire le polpette, e questo è come il mio per Auri che dorme. Ok ragazze, pranzo finito. Tra l'altro il riso fatto basmati con formaggio e speck, anche se non ispirava all'occhio, perché vi dico la verità, non mi ispirava, vi giuro, era buonissimo. Comunque adesso vi faccio vedere invece come abbiamo trasformato 50 euro. Ovviamente io poi farò il video specifico per la borsa del parto mia e di mio figlio, però adesso vi faccio vedere comunque in generale cosa abbiamo preso, perché non riguarda solo ovviamente queste cose. Allora, in primis il detersivo per i colorati, ha preso quello di Risparmio Casa solo perché ormai i prezzi dei detersivi sono diventati veramente assurdi, e quindi prendiamo questi che stanno sempre in offerta. E come Risparmio Casa sempre ha preso l'ammorbidente fiori di loto. Ah, è pure buono, sa tipo di fresco, di pulito. Ma è quello che stiamo usando adesso. Poi sempre per le pulizie ho preso questo, che è bagno igienizzante, stava tra l'altro in offerta quello di Smack e lo prendiamo spesso. Poi abbiamo preso, perché stava sempre in offerta, questo che è il detersivo liquido per la lavastoviglie. Io vi consiglio i detersivi liquidi in realtà proprio perché fanno durare la lavastoviglie più a lungo. Poi vabbè, abbiamo preso 4 pacchetti di salviettine, stavano in offerta a 99 centesimi e non sono mai abbastanza, soprattutto con un bebè in arrivo e Aurora. Poi ho preso gli asciugamani, questi qua monouso, pagati 99 centesimi per l'ospedale. Un dentifricio, questo qua White Intense dell'Acqua Fresh. E poi, vabbè, sempre un altro, ho preso come detergente intimo questo qui, che è con proteine del latte, acido lattico e bio aloe. Sarebbe praticamente simile al Saugella, cambia solo che costa la metà, ma qua dietro c'è scritto che oltre ad avere lo stesso pH di quello che consigliano per il postparto, c'è proprio scritto che è per palestra, viaggi e durante il ciclo gravidanza e postparto. Quindi se vi interessa lo trovate da Risparmio Casa. Poi sempre per l'ospedale in generale, ma anche per casa, ho preso le
non mi vengono la mette, che sono più facili da utilizzare. Poi sempre per l'ospedale ho preso il kit questo qua di spazzolini, perché ovviamente avendo lo spazzolino elettrico non è che mi porto tutto il marchingegno, sinceramente, e tanto poi questo lo terrò per i viaggi, insomma, visto che partiamo dopo un mese me lo tengo, perché quello, cioè, secondo me è sprecato portare quello elettrico, perché magari te lo scordi, succede qualcosa, si rompe, oppure lo devi lasciare, che ne so, in aeroporto, che ne so, qualsiasi cosa, cioè non vale la pena. Poi ho preso questi che sono praticamente la cosa migliore che mi sia mai capitata. Sono praticamente questi, come si dice, biancheria intima. Mi sono accorta adesso che ho preso la vita bassa, dovevo prendere la vita alta. Vabbè, li utilizzerò lo stesso, magari con... cioè la figura, ragazzi, ce l'ha alta, però qua c'è scritto vita bassa, dovrebbero essere mutande per il fatto. Perché, cosa sono? In poche parole. Poi, poi ho preso il bicinet disincrostante, che è appunto per il bagno. Questo qua, che è un disinfettante per le superfici, che io porto sempre. Ecco che mi sono scordata i coprivater. Comunque, visto che è, mo tornerò da Risparmio Casa e compro quegli altri, perché non mi convincono questi, non vorrei aver sbagliato, perché qua dice vita bassa, biancheria intima. Vabbè, confronterò con quegli altri, tanto lo scontrino ce l'abbiamo. E poi abbiamo preso i pannolotti per Auri, questo formato Risparmio Casa che conviene tantissimo, e tanto al nido poi me lo chiederanno. E poi ho preso, allora, un deodorante, questo qua comodo, roll-on da portare, un burro cacao, in realtà ce n'ho altri aperti, però me ne ho preso uno nuovo, e il gel mani, che fa sempre comodo. Quindi devo prendermi il coprivater e capire se questi vanno bene o cambiarli. Vabbè, comunque, questo è quanto del Risparmio Casa. Adesso sistemiamo e poi ci aggiorniamo. Ragazze, nel frattempo io mi sono data una truccata e, come sentite in sottofondo, Auri si è svegliata, ma vi devo far ridere con una scena bellissima. Ha messo a dormire Claudio con tutti i pupazzi e lo comanda a bacchetta. Guarda. Prova ad alzarti, amore. Mi posso alzare, papà? No! Mi posso alzare, papà? No! Ma che ti fai, la faccia brutta? No! E devo stare qua? Sì. Ok. Povero ragazzo che gli capita fra le mani. Che fai, papà? Mi metti la coperta? Sì. Così fai le ninne, amore. Tu devi fare le ninne, non ti puoi alzare. Tu ti puoi alzare, è papà che deve fare le ninne, vero? Guarda, vedi. Ecco, fatto. Coperta. Buonanotte, papà. Deve dormire, papà. Ecco. Ecco, fatto. Dove vai, Aurora? Vai, papà, alzati. Comunque, nel mentre ho preparato la mia valigia per il parto. Manca quella del piccolo, ma oggi ci siamo scordati di comprare un detersivo apposito per lavargli i panni. Quindi stavo pensando, li laviamo con uno normale e li facciamo un po' evaporare, tanto manca comunque più di un mese, oppure rimandiamo a domani. Ora vediamo, decidiamo insieme io e Claudio. Ragazze, allora, non so dove ci siamo lasciati, comunque siamo usciti per fare un pochino di spesa, la spesa settimanale. Il lip gloss me l'ha messa Aurora, quindi me lo stavo correggendo. Siamo alla Lidl, quella nuova figa, e che è la prima volta che io la vedo, e quindi oggi mi sentivo, visto che sto a 33 settimane, ragazzi, auguri a me e a lui. Ho detto sì, dai, vengo a fare la spesa con voi e vedrò questa nuova Lidl. Niente, Aurora, che non ha voluto pranzare, si vuole mangiare un pretzel. Comunque sembra molto figo, con molte più cose. Sono pure arrivate le castagne, ma ovviamente i prezzi sono proprio alle stelle. No, vabbè, ragazzi, hanno anche tipo un banco fusi di pollo,
il pollo arrosto, le alette, i nuggets. L'unica felice è Aurora, ragazze, perché è inconscia di quanto abbiamo speso, vero? Praticamente abbiamo sono raddoppiati i prezzi. 100 euro, ragazze, guardate il carrello, manco è pieno, sta a metà. Ci siamo proprio raddoppiati. E il pollo ce l'avevamo, eh? Cioè, vabbè. Oddio, mi muoio. Ragazzi, comunque scherzi a parte, dicono che ottobre, novembre, dicembre dovrebbero abbassare i prezzi, stiamo a ottobre e non mi pare. Vedremo nelle settimane più avanti, però... Comunque per una settimana 100 euro di spesa è veramente allucinante come prezzi, vi dico proprio la sincera verità, anche perché ripeto non è che abbiamo fatto chissà cosa, tipo per le colazioni non abbiamo comprato niente, frutta e verdura ne abbiamo comprata pochissima perché vedo se mia sorella riesce ad andare al mercato o ci vado io. Quindi, cioè, 100 euro è veramente tanto, avremmo speso, io penso, aggiungendo le colazioni, 106, le colazioni più le frutta e verdura, almeno 130-140 euro, e pensare che prima io da sola spendevo 35 euro, insieme massimo 60. Io spero che mio figlio, che tra un po' nascerà, non cresca come i ragazzini di adesso. Perché, che è successo? Stavano là a bere. Hanno lasciato le lattine là sopra, gli ho detto guarda che c'è il secchio là, se ne sono scappati. Vero? Cioè, non, come gli ho detto così, se ne sono scappati. Cioè, ma tu ti rendi conto da queste sono le perle. Allora, ragazzi, siamo tornati a casa. Vi faccio vedere i 106 euro. Ci sono comprese due casse d'acqua e le patate che Claudia ha già giustamente messo a posto. Tiro fuori un pochino di cose. Allora, avevo voglia di Coca-Cola Zero, me la so pure data in faccia. Sapete che non la beviamo mai, però oggi c'avevo voglia, quindi l'ho presa. Poi, due passate, questa qui ve la straconsiglio, che è la passata rustica, per me è la più buona perché ha i pezzettoni. Ne abbiamo prese due, l'altra, eccola, sta nell'altra busta, e noi la usiamo per tutto. Per fare il sugo da mettere, insomma, ovunque, le polpette al sugo, eccetera, eccetera. Poi, olio, tra un po' lo dobbiamo andare a comprare dal contadino, ragazzi, perché abbiamo pagato 9 euro e non è neanche un litro, sono 750 ml DOP Terra di Bari Bitonto. E quindi è italiano, però appunto stanno tutti a 7-8 euro e non arrivano a un litro, al litro stanno a 12 euro dal contadino, noi lo pagavamo a 10 euro al litro barra 12 certe volte, a questo punto uno lo prende insomma dal contadino, però sempre quando scendevamo giù in Puglia, a Roma non ne conosco. Se voi conoscete azienda agricola a Roma che però lo vendono, fateci sapere, che siamo molto interessati. Come affettati abbiamo comprato questi. Allora, di solito li facciamo una piadina una volta a settimana, e per la piadina per me Auri ho preso la mortadella di pollo, 50% di meno di grassi, e tra l'altro stavano in offerta due al prezzo di una, e sempre in offerta il 3x2 è il petto di tacchino cotto al forno, e quindi ne ho presi tre, questi sono per Claudio. Poi per la borsa per il parto ho preso questi due bottigliette d'acqua. Per fare spuntino, merenda, eccetera, eccetera, Claudio si è preso i fiocchi di latte, come sempre, tipo 4 confezioni, eccetera, eccetera. C'è una zanzara che gira, che abbiamo le zanzare a ottobre. E lo yogurt greco, di questi quelli grossi, perché convengono di più, perché sono mezzo litro, mezzo chilo. E ne ha prese due confezioni, che è inutile, vedete, sono poveri di grassi, continuare a farvi vedere. Poi allora ho preso le lenticchie, che io mi ci faccio il sughetto e viene
buonissimo, piace tanto anche ad Auri. E poi ho comprato il formaggio fresco light, che sapete io sostituisco con la panna, è molto buono anche sui crostini, come sfizietto. Poi ho preso sempre come diciamo legumi e cannellini, questi sono buonissimi col macinato. Snack cook da avere sempre dentro casa. Altro snack sono queste qua, che sono il gusto formaggio, sono tutti sacchettini divisi che vanno bene per Aurora. Poi come pasta ne ho preso due confezioni, quelli sempre di semola di grano duro, e sono due pennette. Ho preso solo queste perché un pochino ne avevamo di pasta. Poi vabbè, come frutta per Claudio le banane, ne mangio veramente tante. E poi vabbè, abbiamo trovato un deodorante, si è ricordato che gli è finito, perché poi lui ce n'ha uno per lavoro, uno per la palestra, uno per casa, quindi è un po' complicato, e quindi l'ha preso della Sien, non l'abbiamo mai preso, non so neanche com'è. Uno yogurt per me o per Auri, un altro fiocco di latte, per stasera zucchine. Poi come verdura surgelata abbiamo preso i carciofi, ripeto devo andare al mercato, però due o tre verdure le teniamo sempre surgelate per l'occorrenza. E poi i pisellini fini, vogliamo fare lo spezzatino con patate, funghi e appunto carne, e quindi abbiamo preso i pisellini. Poi ad Auri ho preso questo con gli Smarties Safari, non lo so, non l'abbiamo mai preso, era la prima volta, l'ha visto e ha detto mio, io l'ho preso. Una ricottina, questa è molto buona da tenere in casa. Poi abbiamo preso, vabbè, come carne, allora il macinato magro, poi le salsicce di tacchino, pollo e suino, che io queste le utilizzo sia tagliuzzate per farci la pasta, tipo a dadini, oppure proprio così per cena. Il macinato in difesa di tacchino, polpettine queste qua di suino già pronte, che sono comode anche qui quando magari non c'è Claudio per l'evenienza. Altri yogurt, allora, della linea Safari, questi gli piacciono un sacco ad Aurora. E poi ci sono questi normali che vi ho già fatto vedere, che non metto a fuoco, che sono molto buoni anche come snack per me. Poi uva, che l'ho presa perché stava in offerta, e questa è senza semi, comoda anche per Auri, però insomma in generale la mangio anche quella con i semi. Rucola, che noi adoriamo questa sia nel riso, nella pasta, così sia nelle piadine. Poi abbiamo ripreso i biscotti questi qua, che Aurora ci fa l'inzuppo, e io anche sinceramente da alternare, io praticamente faccio fette biscottate, cereali e biscotti, queste sono le mie tre colazioni. D'inverno penso riprenderò un pochino il porridge. Poi abbiamo preso due buste di grano padano DOP, c'era finito e quindi l'ho ripreso. Poi le pesche, eccole qua, sempre quelle noci, raga facciamo... Erano brutte, vi dico la verità, frutta e verdura non si poteva vedere da Lidl, è tutta vecchia, toccata, e infatti stava quasi tutta in offerta, e quindi già noi non la compriamo volentieri se non al mercato, in più stava così. Poi mi sono presa per il parto questi qua, che sono praticamente le stuzzichelle, tipo le schiacciatine, sono pacchetti mono incartati, e me le metterò nella valigia. Perché sapete che quando uno partorisce ha le sue voglie, o anche per il travaglio in realtà. E poi ho preso i plum cake con gocce di cioccolato, che è una merendina che ogni tanto concediamo ad Aurora. Poi sempre per il parto c'è la zanzara, ho preso questi qua al burro cioccolato e non mi viene, arachidi, sono buonissimi ragazze. Non sono sane, ma con tutto lo sforzo che farò sinceramente poco me ne frega. Un'altra bottiglietta d'acqua sempre per il parto. Poi ho preso i carciofi questi qua interi, perché a volte Claudio non ha voglia di mangiare verdure, quindi ho ovviato con i sottoli, tanto questi si sciacquano e sono poco calorici, sono verdure e fanno bene.
e questi sono i funghi, che tra l'altro sono i miei preferiti, questi qua, i funghetti. C'era un periodo, se vi ricordate, che per chi mi segue dai tempi preistorici, vi racconto un piccolo aneddoto, ne compravo tantissime a settimana, tipo 3-4 barattoli, e prima magari di cucinare, durante insomma che cucinavo, che avevo fame, me li mangiavo così per attapparmi un pochettino. Poi vabbè, ho preso queste che non le avevo mai prese, sono dei bocconcini di salsiccia già macinata piccolina per fare la pasta tipo ad Aurora. Funghi già tagliati per praticità, ragazzi, che tanto costano veramente poco di più, e un altro formaggio spalmabile. Ultima cosa da tenere in casa, solitamente non compriamo mai queste cose, però ultimamente sapete che Claudio arriva troppo stanco da lavoro, quindi non li fa più a casa, fatti in casa. Io o sto con Aurora o cucino, cioè io sto con Aurora quando lui cucina, quindi ovviamente io non lo posso aiutare in questo. E niente, mi stanno pizzicando. Comunque vabbè, abbiamo preso i cordon bleu, tipo uno a settimana, insomma ragazzi, si può anche mangiare, ecco. Sono gli eccessi che fanno male. E basta ragazzi, questo è lo scontrino di ben 106 euro. Io ora non dico che questa spesa non debba costare sull'ottantina, ma 106 euro ragazzi, prima io mi ricordo mia madre quando faceva il carrello di tutto il mese, veniva un carrello pieno e spendeva 150 euro, per farvi capire, e ci faceva quasi tutto il mese o comunque 3 settimane abbondanti. Poi ovvio, uno compra latte, pane, quelle cose che finiscono quotidianamente, però comunque ci si poteva stare, eravamo 4 che mangiavamo tutti adulti. Adesso siamo in 300 euro una settimana, cioè 400 euro al mese, cioè sono veramente tante. Uno lavora per mangiare praticamente. Ragazzi, dopo essermi lamentata della spesa, Claudio ha cucinato la cena, ce la vuoi descrivere? Facilissimo, petto di pollo in padella senza niente, senza olio, solo saltato in padella con i carciofi. Carciofi. Ah, io sto provando Honey Mustard di Progis, che ha un odore forte. Siete molto di mostarda, assaggiamo. Ragazze, dopo cena ci siamo messi a guardare Il Re Leone con Auri, quindi niente, poi siamo andati a dormire e io direi di salutarvi, visto che il vlog è pregno di contenuti e come sempre è lunghissimo. Vi mando un bacio e ci vediamo domani.